Questo è il momento in cui ci sono molti studenti anziani che hanno dedicato la loro vita per molti anni, hanno messo sforzo proprio dal tempo di Lama Yeshe, dal tempo di Lama Yeshe, e quindi da lì hanno così costruito l'FPMT, l'FPMT si è sviluppata e quindi voi potete vedere come l'FPMT ha beneficiato il mondo in molti modi diversi. L'essenza comunque è il Dharma. L'essenza è appunto il Dharma. Di soddisfare gli scopi per liberare gli innumerevoli esseri senzienti dei sei reami, per liberarli completamente dall'oceano di sofferenza e samsara e di condurli allo stato di Buddha. La totale cessazione delle oscurazioni e il completamento di tutte quante le realizzazioni, quindi condurli. L'FPMT ha fatto questo, l'FPMT ha fatto questo, è stato un grandissimo, grandissimo beneficio per gli esseri senzienti di questo mondo, del mondo, potete vedere questo. Non è un qualche cosa, non è un qualche cosa che voi dedicate, non è che voi dedicate la vostra vita per nulla, voi dedicate la vostra vita e lavorate per qualche cosa che è non ha senso, è qualche cosa che è un grande lavoro, non è che state lavorando per qualcosa che non ha significato. Non è così, potete vedere in molti modi come l'FPMT beneficia gli esseri senzienti. Quello che voglio dire è che qui dovremmo avere discussione e incontri di tanto in tanto quando quelli che hanno sviluppato l'FPMT in Australia, che sono stati in Australia e nel mondo, di tanto in tanto fare incontri e discutere riguardo ai grandi ostacoli che si sono incontrati, come li avete risolti nelle diverse attività, nelle diverse aree. Avete diverse meeting, non sono stati non sono stati innumerevoli, non posso dire innumerevoli in questo soggetto, come sembra che sotto quanto sia innumerevoli, no? Non voglio mettere questo soggetto, questa qualità di nome, ma ci siamo incontrati innumerevoli volte. Ci siamo incontrati innumerevoli volte, qualche volta è così, proprio ricordo il sangue, quando i sangue sono diventati vecchi, quando sono diventati, anche io, compreso me stesso, stiamo diventando vecchi e non possiamo più lavorare, non possiamo più funzionare come funzionavamo una volta, non riusciamo più a vedere, non possiamo camminare.
Abbiamo un sacco di dolori. Capite? Magari devo tornare qua a Bendico a parlare delle case per gli anziani, per le case la casa per gli anziani. Da Nepal, devo venire qua a parlare. Scusa. Ci siamo incontrati molte volte nel passato. Qua ci avevamo parlato anche quando ci siamo incontrati qua qualche anno fa, di fare qualche cosa per i monaci anziani che sono vicini al ottenere il corpo di arcobaleno, a scomparire, fare qualcosa per gli anziani che stanno diventando vecchi. Sto cercando un pochettino, sto giocando, sto scherzando, eh? Sto giocando un pochettino con questo, poi non è successo assolutamente niente. Poi alcuni del Sangha non erano d'accordo e sono tornati indietro nel loro posto e quindi non è successo niente. Però presto molti di noi hanno molto dolore, e questo e quell'altro, questo è quel problema. Organizzare il Sangha dell'FPMT, c'è bisogno di fare un po' di discussione e di parlare riguardo a questo. Dovete anche avere delle persone che possono aiutare, che si prendano cura di voi, che può essere una persona che ha i voti oppure anche una persona laica. In qualche modo c'è, cioè, il governo aiuta di sostegno? Non lo so se il governo aiuta, se il governo ha la responsabilità di prendersi cura degli anziani, se i governi si prendono cura delle persone anziane, insomma, il governo aiuta, ha la responsabilità di aiutare gli anziani per prendersi cura del naso, sempre sicuro di qualche parte del corpo, sempre qualche parte del naso, delle orecchie, e viene preso, il governo si prende cura di questo oppure no? Comunque questa è una cosa, però quello che ci sia qualcuno che dia una mano, che aiuti delle persone laiche che possono aiutare, che aiutino. Naturalmente ci sono volontari, sì, però bisogna avere anche delle persone che vengono pagate perché si prendano cura, perché ci sono alcune che hanno bisogno di molto aiuto. In generale le persone ordinarie vanno nelle case per anziani e quindi il sangha se noi creiamo una casa per anziani per il sangha, bisogna discutere questa cosa qua. Se c'è qualcuno che è veramente in condizioni molto negative, bisogna assumere qualcuno che aiuti. Ci possono essere persone che lo fanno per volontarie, però ci sono anche delle persone che devono essere pagate per aiutare.
membri del Sangha, per esempio, che sono responsabili, che si prendono cura del Sangha per pagare l'affitto per delle persone anziane. Adesso si sta pensando a queste cose, però poi ci sono anche altri casi. Abbiamo bisogno di fare discussione, incontrarsi di tanto in tempo, di tanto in tanto, non sempre, però incontrarvi dove potete incontrare, quindi parlare di questi argomenti, dove si incontrano giovani e anziani. Anziani non vuol dire per anni, ma perché sono da molti anni nell'organizzazione, che sono degli studenti che hanno studiato e hanno servito l'FPMT, e quindi alcuni sono nuovi, però ci sono anche quelli appunto che hanno servito l'organizzazione da tanti anni. Volevo semplicemente menzionare questa cosa qua. Però è una cosa molto, molto interessante. Nel passato i grandi esseri santi, loro pensavano soltanto al Dharma, pensavano qualcuno costruire il monastero, che c'erano migliaia di monaci, per dare l'educazione di Dharma, come Ganden, Treponser, erano veramente monasteri molto grandi. Anche in Mongolia avevano, anche dalla Mongolia venivano dalla Mongolia a studiare a sera Drepon e Ganden, e devono diventare esperti praticamente, e dopo aver studiato per molti molti anni, e particolarmente la tradizione di Lama Son Kappa, e quindi anche nella tradizione Sakya, Kagyu e Nyingma, e ci sono anche altri monasteri in Tibet. Però era veramente una cosa molto interessante, guardando indietro nel passato, durante il periodo di questi grandi lama. È veramente incredibile, erano tempi incredibilmente ricchi. La conoscenza interiore era veramente, le realizzazioni interiori erano veramente profonde, incredibilmente profonde, le realizzazioni. Anche non soltanto quelli che meditavano nelle grotte o negli eremitaggi, ma non soltanto quelli, ma anche che studiavano i cinque grandi trattati dell'Abhidharma Kosha, la Pramavanartika, l'Abhidharma Kosha, Abhisamayalankara, Madhyamika, Vinaya, e tutti sono diventati esperti, principali esperti di questi testi, di tutta la tradizione di Lama Son Kappa, nei tre grandi monasteri delle sei qualità. Molti grandi esseri illuminati, altamente realizzati, e quelli che erano stati nei monasteri, migliaia e migliaia e migliaia di monaci. C'è la prima reincarnazione del primo Gyava Kitun Tupa. C'erano moltissimi, moltissimi. E poi da questi monasteri sono usciti tantissimi esseri che hanno ottenuto l'illuminazione, hanno ottenuto delle grandi realizzazioni in questi monasteri. Quando sono fondati i monasteri ed è successo. E quindi, però non hanno mai messo sforzo a pensare agli anziani, a questo o quell'altro, non hanno mai pensato agli anziani, semplicemente solo il Dharma, pensavano soltanto al Dharma, niente altro, non cercavano di, questo è veramente interessante, quando si guarda indietro, molto molto interessante.
Quindi vedete, il loro scopo, il loro programma, il loro unico programma era quello di realizzare il sentiero, dedicarsi correttamente all'amico virtuoso, correttamente all'amico virtuoso, e quindi cercare di avvisare il sentiero comune e non comune, e cessare le afflizioni mentali che sono la causa di tutte le sofferenze, la sofferenza che sono nel mondo, che le sofferenze che sono segrate nel mondo non sono niente, le sofferenze che si vedono nel mondo non sono, tutte le sono solo tutte quante le sofferenze del dolore, considerano soltanto la sofferenza della sofferenza e lasciano fuori la sofferenza della rinascita e della morte, hanno lasciato perdere queste cose qua, e loro pensano soltanto ai problemi delle malattie, riconoscono soltanto la sofferenza della malattia. Non so se comprendeva anche la sofferenza del dolore, viene lasciata fuori perché non viene conosciuta nel modo corretto. Vedete, le cause della sofferenza, la causa principale delle sofferenze, la causa principale della sofferenza, quello che loro stessi hanno realizzato ascoltando il Dharma, praticando il Dharma, l'ascoltare del Dharma, avendo riflettuto e meditato, hanno cessato così, sono stati in grado di eliminare le cause della sofferenza, la mente, le afflizioni mentali, il karma, che sono la causa di tutte quante le sofferenze, di tutte le sofferenze dei sei reami. Che tu vedremo, cioè le tre sofferenze, sofferenza del cambiamento e la sofferenza nei prevalenti, gli aggregati composti, e molte hanno cessato le cause della sofferenza e delle afflizioni mentali, del karma, e quindi così molti hanno ottenuto l'illuminazione, hanno veramente realizzato la completa illuminazione in questa stessa vita. Molti sono diventati bodhisattvi in questi monasteri, negli eremitaggi. E che è successo? Non avevano messo alcun tipo di sforzo, si meditavano nei centri dove poi imparate. Loro non hanno messo nessun tipo di sforzo, hanno fatto sforzo nei centri di meditazione, dove uno può imparare ad analizzare, dove i monaci potevano imparare anche la medicina, ma non necessariamente, non tutti quanti, in tutti quanti i monasteri, se uno desiderava poteva imparare queste cose, poteva imparare tutto quanto, se c'era la possibilità di imparare tutte queste cose. Istruzioni del Buddha Dharma e cinque categorie: l'arte, l'astrologia, la medicina e così via. Coloro che erano intelligenti, che volevano imparare, studiare, potevano farlo. E il grande lama parlo di che la cosa veramente interessante, che la cosa principale era quello di eliminare le cause della sofferenza, perché i risultati di sofferenza che si sperimentano derivano tutti da delle cause, la causa ben precisa, da questo e quell'altro, da queste cose qua derivano da una causa principale. Quindi pensava la cosa principale era di cessare le cause della sofferenza, mettevano il principale sforzo, era messo in quello, la cosa più importante nella vita era proprio quella, in questo modo che uno può diventare completamente libero dal samsara. E
quindi si metteva appunto lo sforzo per imparare da guru qualificati gli insegnamenti corretti. Ottenere così lo stato di onniscienza, la totale cessazione dell'oscurazione e il completamento di tutte le realizzazioni straordinarie di beneficiare gli esseri senzienti, straordinario. Se volete coinvolgere tantissime cose, se volete prendere in considerazione tante cose, se prendete questo e quell'altro, avete bisogno di montagne di soldi, avete bisogno di accumulare montagne di soldi. Non soltanto per gli esseri santi, tutti quelli che hanno studiato nei monasteri, molto rigidamente hanno mantenuto la moralità pura e quindi hanno cercato di praticare il sentiero, allora entrano delle volte succede appunto che appunto riflettendo, meditando, che hanno utilizzato invece di fare quello, uno entra nel discorso dei soldi e quindi succedono un sacco di cose mondane a quel punto lì, quando uno comincia a interessare ai soldi. Allora la vita è come mettere la propria vita come l'acqua sulla montagna che comincia a scendere e scende giù dalla montagna, e questo in questo modo la vita entra nel fango, la vita entra nel fango. È come stare come una lumaca nel fango. Quindi bisogna cercare di proteggersi da questo. Se uno non pensa a quello e pensa soltanto invece a tutte quante le altre cose, come fare soldi eccetera, allora la vita diventa veramente come si cade dentro nel fango. Fino ad ora in India, Buddha ha dato insegnamenti in India e c'erano tantissimi pandita che hanno dato tanti insegnamenti, commentari del Tengyur, ci sono il Tengyur, il Kangyur e il Tengyur. Ci sono i commentari appunto degli insegnamenti del Buddha che sono poi stati tradotti nella lingua tibetana e hanno diffuso così il Buddha Dharma, e quindi c'era il karma, e quindi si è diffuso in Tibet, e per centinaia di anni moltissimi così moltissime persone sono diventate altamente erudite, istruite, molti hanno realizzato il sentiero, molti sono diventati bodhisattva, molti hanno raggiunto l'illuminazione, hanno meditato negli eremitaggi. Ecco perché ora come il sole, ecco che il Buddha Dharma è come il sole che splende e splendeva in Tibet, adesso il buddismo è praticamente diventato risplendente come il sole in Tibet. Avevano tutti quanti gli insegnamenti del Sutra Mahayana e del Tantra Mahayana. Ci sono certi paesi, come i paesi dove c'hanno gli insegnamenti Theravada, hanno soltanto gli insegnamenti Theravada, oppure hanno soltanto gli insegnamenti, non hanno gli insegnamenti, hanno degli insegnamenti del Sutra Mahayana, ma non completi.
E quindi Sua Santità spesso dice che il completo Buddha Dharma è soltanto, avvenuto soltanto in India. E questa tradizione c'è stata una continuità dall'India, c'è stata la continuità che è arrivata in Tibet, è fiorito, si è diffuso in Tibet, e a causa di questo, e poi durante invece il periodo di Mao Zedong, ci sono state una grandissima distruzione, tantissimi monasteri sono stati distrutti, moltissimi lama sono stati ammazzati e molti testi sono andati persi, sono stati completamente distrutti. E anche se è successo questo, Sua Santità Dalai Lama è riuscito a scappare dal Tibet, e così anche molti dei grandi lama, Geshe, sono fuggiti dal Tibet e sono riusciti a diffondere sono riusciti a educare i giovani monaci, e quindi anche i laici. E per molti anni, il buddismo tibetano si è diffuso in altri paesi, in molti paesi dove il buddismo non c'è mai stato, dove non c'era mai stato prima, per la prima volta. Quindi grazie alla benedizione di Guru Shakyamuni, della benedizione dei Lama del lignaggio e particolarmente a Sua Santità, grazie a Sua Santità Dalai Lama, a Lama Yeshe, questo è avvenuto. E questo ed è successo, e questo è successo anche per, compreso noi, grazie anche a noi che abbiamo portato avanti questa organizzazione, i benefici che noi riceviamo, compresi noi stessi, e che stiamo dando, inclusi noi stessi. Poi quello che penso, ci sono vari modi, se ci sono dei modi di aiutare dovete farlo. Semplicemente volevo dire queste cose, di utilizzare questo breve tempo che abbiamo qua da trascorrere insieme, di renderlo di beneficio in molti modi diversi. Per sviluppare quello che è successo in organizzazione, quello dell'organizzazione è quello di servire, di essere al servizio degli altri. Servire è la cosa più preziosa, i più preziosi, i più gentili, i più cari, gioielli che soddisfano i desideri, che sono gli esseri senzienti, il sangha.
che Abjekuru Lama Rinpoche, dal quale Sua Santità ha ricevuto, basti il commentario e la trasmissione orale del Bodhisattva Charivatara, in cui Rinpoche ha scritto la lode a Bodhicitta. Essere sentienti nostre madri, essere sentienti che sono stati nostra madre, che pervadono l'intero spazio, il limitato, lo spazio limitato. Che pervadono l'intero spazio. Che pervadono l'intero spazio. Lo spazio infinito. La base di tutti, del sentiero, della visione, la base di tutte le felicità, del sorgere di tutte le felicità, della panacea, per ogni singola felicità, compresa l'illuminazione, la felicità di questa vita, la felicità delle vite future, la liberazione del samsara, la felicità ultima, la completa, la felicità ultima e della felicità incomparabile, della completa illuminazione, dello stato di Buddha, di ogni singola felicità, di ogni singolo piacere, la base da cui derivano tutte le felicità, la base di tutte le panacee. Vuol dire di essere senzienti che sono stati nostra madre e sono vasti quanto lo spazio infinito. Come abbiamo detto ieri, innumerevoli asura, gli esseri senzienti che sono stati nostra madre, sono stati nostra madre e sono stati gentili come nostra madre, da dove abbiamo ricevuto tutte le felicità fino all'illuminazione. Abbiamo ottenuto tutte le felicità fino all'illuminazione. Ogni singolo essere senziente, affinché sia completamente libero dall'oceano di sofferenza e samsara. Ogni innumerevoli esseri senzienti sono innumerevoli, che possono tutti quanti essere liberi dall'oceano di sofferenza e samsara. Ed è soltanto attraverso Bodhicitta. Ed è soltanto con Bodhicitta, solo con Bodhicitta. Questo vuol dire che se voi siete una persona a Bodhicitta, questo è quello che voi potete fare. Questo è quello che voi potete fare. Il Guru Buddha Shakyamuni era già illuminato da innumerevoli vite e sarà illuminato ancora. E sarà illuminato nel futuro, essere senziente che sarà illuminato. Se noi abbiamo Bodhicitta, se noi possiamo ottenere Bodhicitta, allora possiamo ottenere tutto questo. Possiamo ottenere la felicità e la pace in ogni singola felicità per tutti gli esseri senzienti fino all'illuminazione, e li possiamo liberare dall'oceano di sofferenza e samsara. Wow, 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 wow. Vedete? E quindi, anche prima anche
che prima di ottenere la realizzazione di Bodhicitta avete una Bodhicitta senza sforzo, anche se voi non avete neanche la Bodhicitta senza sforzo, però prima di avere bisogna metterci dello sforzo di Bodhicitta per avere una motivazione di beneficiare. Di qui bisogna dedicare in questo modo, anche se voi non avete la Bodhicitta senza sforzo. Quindi è veramente straordinario quello che potete fare se voi cambiate la mente, se riuscite a cambiare la mente dall'attitudine autogratificante, dall'egoismo, da Bodhicitta che si prende cura degli altri, e prendersi cura degli altri, esseri senzienti che sono innumerevoli, potete immaginare, prima di prendersi cura, voi prima vi prendete cura soltanto di voi stessi, soltanto uno, dal tempo senza inizio avete lavorato soltanto per voi stessi, che siete voi, solo per voi stessi, che siete uno, dall'inizio, dal tempo senza inizio fino ad ora. Così tantissimi altri esseri senzienti sono riusciti a cambiare la loro mente, che erano esattamente come voi, che soffrivano nel samsara, e adesso hanno già ottenuto l'illuminazione, compreso Buddha Sakyamuni Buddha. Innumerevoli esseri, non è vero, i Buddha sono già successi, prima soffrivano come voi, come noi stessi, e adesso invece prima rinunciato a innumerevoli esseri senzienti. Ora, adesso che avete ottenuto questa rinascita umana come esseri umani, avete ottenuto una volta che avete incontrato l'amico virtuoso, come vi ho detto prima, questa incredibile opportunità, e quindi dovete prendervi cura degli esseri senzienti che sono innumerevoli. E quindi lasciare andare. E quindi l'oceano di sofferenza e samsara sono avvenute, succedono sempre sofferenze samsara una dopo l'altra senza fine, ripetutamente senza fine, innumerevoli volte, è successo nel passato e continuerà a succedere. Rinunciare agli altri è quello che abbiamo fatto, è stato questo, rinunciato agli altri, e ci siamo presi cura dell'io, di noi, dell'ego. Ora, adesso, durante questo momento che è il più prezioso nella nostra vita, che abbiamo tutto, quindi praticate, prendetevi cura degli altri che sono innumerevoli, e che sono la fonte di tutto quanto è successo, di tutte le felicità fino all'illuminazione. Prendetevi cura degli altri, anche soltanto un essere senziente diventa la causa, diventa la radice di tutte le felicità fino all'illuminazione. Incredibile. Prendersi cura di un solo insetto, anche soltanto prendersi cura di un insetto,
Wow, è la radice di tutte quante le felicità fino all'illuminazione. Riuscite a immaginarlo così? E quindi ancora. E poi lasciate andare l'io, che è la fonte, è la radice di tutte le sofferenze, che è la radice di tutte le sofferenze. I problemi, di tutti i problemi. Dei fallimenti, della magia nera, che ci permette anche il fatto che ci dà la possibilità di ricevere la magia nera. Quindi è proprio l'attitudine egoista, la mente egoista, il prendersi cura di se stesse. È quella che vi blocca, che diventa la causa che porta ogni singola felicità fino all'illuminazione, ogni essere senziente, per ogni essere senziente, come ho menzionato qualche giorno fa. Per ogni singolo essere senziente, la mente egoista blocca tutto questo. La mente egoista blocca tutto questo. Non soltanto la blocca, ma anzi danneggia gli innumerevoli esseri senzienti direttamente o indirettamente. Quanti gli esseri senzienti vengono danneggiati sia direttamente che indirettamente da questa mente egoista. Quindi l'attitudine autogratificante, l'egoismo, danneggia innumerevoli esseri senzienti direttamente e indirettamente. Potete immaginare? Riuscite a immaginare? Oltre a questo, cosa stavo dicendo? E quindi danneggia voi stessi, poi danneggia voi stessi, quello e poi anche voi stessi. Proprio danneggia voi stessi. In un modo esteso, l'oceano di sofferenze del samsara, dei sei reami. Voi causate a voi stessi, voi torturate voi stessi, voi, le vostre afflizioni mentali vi torturano. Voi pensate che state, ho bisogno di libertà, la libertà, ho bisogno di fare libertà, devo essere libero. Ma in realtà la vostra libertà è quello di tenere stretto le vostre prigioni mentali, è come se fossero il vostro guru, è come la vostra guida. Le vostre afflizioni mentali, la vostra ignoranza, attaccamento, e l'ignoranza, attaccamento e il rancore, le vostre afflizioni mentali. Quello che voi seguite, lo seguite completamente tutto quello che vi dice, da tempo senza inizio fino ad ora. Senza inizio, non soltanto da questa rinascita dall'oceano di sofferenze del samsara, delle sofferenze da tempo senza inizio, vedete? Non c'è Dio, non c'è nessuno che vi tortura, è la vostra mente che vi tortura, è voi stessa, è la vostra attitudine autogratificante che vi tortura. E voi pensate di seguire la miglior guida. Voglio la libertà, voglio la libertà. Ma invece seguite completamente le vostre afflizioni mentali. Non avete riconosciuto questo.
è come la farfalla, no? Che la farfalla, anche se la luce, anche se la fiamma della candela è calda, ma loro cercano di saltare dentro la fiamma perché la vedono così luminosa. E allora si lanciano nella candela e quindi cercano di andare dentro la candela perché vedono qualcosa di meraviglioso lì dentro, che vogliono entrare dentro questo. Pensano di completamente e pensano che dentro ci sia qualcosa di straordinario, pensano qualcosa è veramente è completamente caldissimo, però spingono per entrare dentro la fiamma, li cercate di salvare dall'essere bruciati dal fuoco. Loro comunque cercano di andare dentro lo stesso. Lo capite? In questo modo vi danneggiano. La loro mente negativa, la loro mente egoista li inganna completamente da tempo senza inizio. Questa è come la mente egoista ci inganna da tempo senza inizio, è come la mente egoista ci ha ingannato da tempo senza inizio e continua ad ingannarci. Anche la malattia della diarrea, il mal di testa, mal di stomaco, tutti quanti i dolori, anche le più piccole cose, tutto quanto viene dall'attitudine egoista, dall'egoismo. Ci ha causato. C'era un'altra citazione, ma non me la ricordo. Se voi non avete mai danneggiato, se voi non danneggiate gli altri, se non danneggiate mai gli altri, ascoltate, se non danneggiate mai gli altri esseri senzienti, non riceverete mai danno dagli altri. Se nel passato avete danneggiato, se voi non avete mai danneggiato gli altri esseri senzienti, allora non ricevete danno dagli altri. Qualcosa? È molto interessante, alcune due parole ancora, adesso non mi ricordo, la mia memoria è proprio veramente, mi dimentico, dovrei andare in città a fissare la memoria, ad aggiustare la memoria. Michael Jackson l'ha fatto nel corpo, mentre invece io devo andare fuori nel negozio a mettere a posto la mia memoria. Michael Jackson ha aggiustato il suo corpo. C'è una citazione che è veramente fantastica, non me la ricordo a memoria. Se non avete,
se voi non avete danneggiato nel passato, non riceverete mai danno dagli altri. C'era un abate, era un abate di Serage, era stato abate a Bax per molti anni, poi dopo era l'abate in Tibet a Tetelim Monastery. Lama Tisha è stato molto tempo, quando ha lasciato il corpo a Tisha, era in questo monastero. C'è una succursale di questo monastero, il monastero di Tolung, e c'è una succursale di questo monastero in Mungot. Era l'abate di questo monastero ed era in Tibet, è diventato l'abate nel collegio a Baxa. Gen Lozon Wangchuk, uno dei maestri più eruditi del monastero, dei sei collegi, era veramente uno dei migliori. Non era semplicemente un Geshe la rampa, ma era proprio ancora, era più erudito di tutti quanti, era uno dei migliori. E lui non ha mai nella sua vita, non ha mai dovuto andare all'ospedale, non ha dovuto mai andare all'ospedale, mai a prendere medicine, mai. In tutta la sua vita, mai. Lui aveva un gatto, ho sentito che si sentiva il rumore del bambù che i monaci che tagliavano i bambù molto grandi, molto lunghi, molto belli. Nella sua camera c'era un gatto. Normalmente i gatti si vedono un topo, immediatamente corrono dietro al topo, ma questo gatto, invece, stando con lui, anche se c'era il topo che correva, anche se il corvo correva nella stanza, il gatto non gli correva mai dietro. Il gatto non gli correva dietro, non è mai andato ad ammassare il topo, stava lì con lui. Così. Non c'era un insegnamento per dirgli non fare questo, semplicemente stando con lui, la sua mente era cambiata, di non danneggiare gli altri, ha smesso di danneggiare gli altri esseri senzienti. Vedete, questa è la benedizione che si riceve da stare vicino a degli esseri così. Quindi non è mai stato in ospedale, mai stato all'ospedale. Non è mai stato all'ospedale. Il modo noi siamo andati all'ospedale per iniezioni, questo, quell'altro, non è mai andato all'ospedale. Quindi nel passato, nel sud India, è molto interessante, molto interessante. Nella vita passata era molto esperto, un grande esperto, e invece l'incarnazione successiva non era così. Ha finito l'esame di Geshe, però poi non ha avuto lo stesso tipo di istruzione come nel passato, e quindi è cambiato, no? E questo mostra, è molto interessante. Lui vive alla Dharamsala, nel palazzo di Sua Santità Dalai Lama, non ha preso nessuno, spesso è un meditatore, non ha avuto lo stesso tipo di aspetto che aveva nella vita passata di grande erudito.
Nel passato io ho danneggiato agli esseri senzienti, come questo danno. Adesso noi riceviamo un danno dagli altri esseri senzienti, così allo stesso modo. Ma è perché l'avete danneggiato così nel passato gli altri esseri senzienti. Avete danneggiato nel passato, ho danneggiato gli altri esseri senzienti in questo modo. Quindi gli esseri senzienti adesso mi danneggiano. Quindi me lo merito. È utile che io ricevi questo danno dagli altri. È utile che io riceva questo danno dagli altri. Quindi vedete. Se voi vivete, se voi siete schiavi dell'attitudine autogratificante, se voi non danneggiate gli altri esseri senzienti, per esempio in accordo, se voi seguite l'attitudine autogratificante, potete danneggiare gli altri, ma non potete ricevere danno dagli altri. Ma questa è veramente una cosa veramente assurda. Questa è una cosa veramente politica. L'attitudine autogratificante. E io dico, voi potete uccidere gli altri, non vi piace un'altra persona, lo potete ucciderlo, potete schiacciare, però gli altri non possono danneggiarvi, non possono farvi nessun danno, neanche arrabbiarsi con voi, neanche lamentarsi con voi, non possono neanche fare questo, non possono assolutamente lamentarsi. Allora, questa è veramente l'attitudine egoista, questo è il modo come il pensiero autogratificante pensa, quello che l'egoismo vuole, capite? E voi credete in questo modo? Che è veramente logico? È logico credere in questo modo? No. È totalmente, non ha senso, è completamente, potete danneggiare gli altri, ma gli altri non possono danneggiarvi, capite? Le persone, questo è quello che credono le persone normali, quelle che tutti quanti le persone pensano, le persone pensano, gli animali pensano, le persone normali pensano, le tigri e tutti quanti gli animali pensano proprio così, uguale, così. Questo è quello che la gente pensa, è quello che i paesi, il mondo, i paesi nel mondo, le politiche pensano così, le persone mondane pensano così. Quando voi ricevete danni dagli altri, siete danneggiati dagli altri, è qualcosa che una persona vi fa, è completamente, non ha senso, non è utile, è terribile, non ha significato, non è utile. Voi siete completamente puri, io sono completamente puro, non ho mai danneggiato nessun essere vivente. Sono completamente puro. Sono completamente puro. E gli altri? E gli altri? Senza alcuna ragione. Questo è successo senza ragione, senza causa, è così. Non c'è il Dharma, non c'è il Dharma e non c'è il Karma. Non conoscono il Dharma, per cui non conoscono il Karma. Sembra quasi qualcosa che sia utile, che il significato. Io mi merito, me lo merito di ricevere danni dagli altri, perché nel passato ho danneggiato gli altri e a causa di quello il risultato. Ecco, questo è il risultato che sto sperimentando adesso. Ricevo danno dagli altri. E poi ce n'è un altro.
persuaso gli altri. La prima cosa quindi ho ricevuto questo danno adesso. Il mio karma ha persuaso gli altri, la prima cosa ha persuaso gli altri, ecco perché io adesso ricevo questo danno dagli altri, adesso, è proprio a causa di quello, ovvero il mio karma ha persuaso gli altri a danneggiarmi, questo è il senso. Senzienti si perdessero, ho fatto in modo che gli esseri senzienti si perdessero nel buco degli inferni. Quello che dice è: prima, a causa del mio karma, ha persuaso a danneggiare gli altri, e come risultato karmico, ora, a causa di quello, noi riceviamo del danno dagli altri. Ora, quello che succede, ascoltate questo, per favore ascoltate, adesso cosa succede? Che gli esseri senzienti che vi danneggiano adesso, da quello, gli esseri senzienti creano del karma negativo, danneggiandovi. E quindi, adesso lui è così. Voi siete nel mondo umano, fate in modo che questa persona scompaia dallo stato degli esseri umani e di rinascere nel buco degli inferni. Quindi tutto questo è stato causato da voi. Lui adesso è nel mondo umano, però lo fate scomparire dallo stato umano e rinascerà negli inferni causato da voi. Vedete? Così vedete, questo è completamente un vostro errore. Vedete, prima di tutto il vostro karma, voi avete danneggiato gli altri. Voi avete così il vostro karma ha fatto sì che ha persuaso gli altri a danneggiarvi. E così avete danneggiato gli altri, e quindi come essere umano qua, lui questa è una persona, è un essere umano qua, e scompare da lì e rinascerà nelle inferi e dovrà sperimentarlo per eoni, eoni, eoni. Quindi io non ho fatto questo, è veramente fatto da voi stessi. Quindi questo è come generare compassione. Gli altri esseri senzienti che vi danneggiano, che vi abusano, che vi torturano, qualsiasi cosa vi facciano, è come utilizzare quello per sviluppare compassione, piuttosto che di arrabbiarsi con loro, piuttosto che arrabbiarsi con loro e distruggere, uccidere, fare moltissime cose negative, e fare accumulare tantissimo karma negativo. E allora così create ancora le cause della sofferenza per centinaia di migliaia, per 500 vite, per migliaia di vite, di ricevere del danno da altri, per ricevere dei danni dagli altri. Create le cause ancora per ricevere del danno dagli altri, create le cause ancora per danneggiando gli altri per 500 vite,
avete gli altri che vi danneggiano, che vi uccidono, e così lo rifate ancora, ancora, e così per migliaia, milioni, ricevete danni dagli altri. Noi, perché non conoscete il Dharma, non conoscete il Dharma, non conoscete il Dharma, non conoscete il Karma, assolutamente non lo conoscete per niente, è completamente come nell'oscurità più totale, nel buio totale, non c'è sole, non c'è neanche un po' di luce, la vostra mente è completamente nel buio. Vedete, anche se voi spiegate, anche se voi qualcuno spiega il karma, vi arrabbiate con quella persona. E invece di comprendere, vi arrabbiate. Ah, ecco. Scusate, comunque, vedete, questo è per... se gli altri vi abusano di voi o qualsiasi cosa vi facciano o vi danneggiano, come utilizzare questo per sviluppare la compassione. Quindi dal vostro lato dovete pensare soltanto di aiutare gli altri, e non potete sopportare che l'altra persona crei del karma negativo, che adesso da questo reame umano perde la possibilità e rischia di cadere nelle più atroci sofferenze. Non si può sopportare questa idea neanche un secondo, questa idea non si può sopportare, la mente non deve sopportarlo neanche per un secondo, di cercare di aiutare, di salvare, di aiutare quell'essere, di quella persona che noi consideriamo nemico. Dobbiamo cercare di salvarlo, non si può stare neanche per un secondo senza cercare di fare qualcosa per aiutarlo. Pensare cosa sta succedendo a quella persona, a questa persona, a questo nemico, cosa gli succede, wow. Quindi quello che io vi voglio dire, qualsiasi tipo di aiuto che voi possiate dare per salvare un altro, anche perlomeno fare la pratica del Tonglen, prendere la sofferenza degli altri, darla al vostro corpo, che diventi il gioiello che soddisfa i desideri per gli altri. Tutti quanti i vostri possedimenti, i meriti, i miei sei tre tempi, lo date a quello che considerate, che chiamate nemico. E recitate Mani Padme Hum. Recitate Mani Padme Hum perlomeno per lui o per lei, per quell'essere. Per favore, recitate Mani Padme Hum per non rinascere più negli inferni, e per sperimentare la sofferenza, per essere liberi da samsara, per ottenere l'illuminazione e lo stato di Buddha. Recitate anche Mani Padme Hum. E questo è veramente di grandissimo beneficio. Anche recitare Om Mani Padme Hum è veramente incredibile, veramente straordinario. La vostra compassione è di recitare Om Mani Padme Hum, è veramente fantastico. E meditare sulla vacuità, meditare, recitare gli insegnamenti sulla vacuità, come il sutta del diamante, il sutta del cuore, e meditare su Bodhicitta, e potete fare ognuno, beneficiare gli esseri per salvarli dai reami inferiori, salvarli dai reami inferiori e dalla sofferenza, del karma negativo, comunque di essere liberi dall'oceano di sofferenza del samsara, di condurli allo stato di Buddha.
si può fare questo, ci sono tantissime cose che potete fare. Ci sono veramente tante cose che potete fare. Quindi qualsiasi tipo di problema che noi sperimentiamo, anche se qualcuno abusa di voi, sono tantissime cose, qualsiasi tipo di problema che uno sperimenti di base, danneggiando gli altri, qualsiasi cosa deriva dal danneggiare gli altri, qualsiasi esperienza spiacevole è perché abbiamo danneggiato gli altri. E quindi Geshe Mundu, uno dei miei maestri, ho ricevuto le istruzioni della pratica del Chulen, il lignaggio. Non ho fatto la pratica del Chulen, del prendere, non ho fatto quel ritiro del prendere l'essenza, non l'ho ancora fatto. Lama Yeshe, Lama l'abbiamo chiesto, Lama gli ha chiesto. Normalmente non è facile fare questa richiesta e fare questo. Per esempio, sua sorella è venuta, non mi ricordo se è venuta con altre persone, è venuta dal Nepal, una famiglia molto ricca. Lei aveva portato nella sua grotta, vicino alla casa di Lirimpo, cioè c'era nella vita passata, ha portato il burro e zampa, e gli ha richiesto di dare insegnamenti, e lui non ha mai accettato di dare insegnamenti a lei, non dava insegnamenti. E lui ha detto: l'unica cosa che io conosco è quando tu fai le prostrazioni, ti devi alzare in piedi velocemente, devi tirarti su molto velocemente. Questo significa che ti liberi da samsara, e quindi devi alzare in piedi molto velocemente. E lui ha detto questo. E lui ha detto solo questo, e poi ha detto: ok, adesso vai via, ciao. E quindi questa monaca è andata via, e tutto il burro e tutta la zampa l'ha presa. Lui stava sulla collina, e quindi lui ha buttato via. L'ha buttato giù dalla montagna, ha buttato la zampa e il burro, ha buttato tutto tutto nella montagna. E la monaca, una monaca aveva visto che lui aveva buttato via tutto quanto. Questo è quello che è successo. Questo è veramente un rinunciare agli Atodharma mondani. Questo è veramente rinunciare agli Atodharma mondani. E lui ha detto a quel che monaco,
vogliono sentire il Dharma. Conosci i 10 gioielli interiori della Makadampa? Questa è la pratica di base. È mandato via questa, vai via, basta, ciao, e l'ha mandata via e non ha mai accettato, ha buttato via le offerte. Comunque, quello che volevo dire era che Geshe Champa Wang, prima di lasciare il corpo, questo è successo anche un po' prima di lasciare il corpo, nella strada, nella casa di Geshe Rabten, lì vicino a Tushita, era lì vicino a Tushita, dietro la casa di Rinpoche, dentro la casa della vita passata di Rinpoche, la casa che era di Geshe Rabten, lì dietro, vicino a Tushita. Geshe Champa Wang ha vissuto lì nell'ultima parte della sua vita, ma sono stati 2 o 3 anni, qualcosa così. Dove era stato Geshe Rabten, che era prima di andare nel monastero in Svizzera, c'era il suo monastero, Geshe Rabten è un mio maestro, lui è stato invitato di essere l'abate del monastero in Svizzera, e fu invitato, Geshe Rabten è stato invitato là, è stato invitato, non so, dal governo tibetano, dalla sua santità Dalai Lama, e poi successivamente ci sono stati tanti studenti che sono stati di Altarpa Cholin, hanno studiato Altarpa Cholin, molte persone hanno studiato lì e sono stati nel monastero. Quindi Geshe Champa Wang, lui ci ha detto che aveva dolore alle gambe, aveva molto dolore alle gambe, e durante quel periodo, per favore ascoltate bene, durante quel tempo lui l'unica cosa che si pensa è che in Tibet, molto tempo prima, nel cortile dove si faceva dibattito, lui ci ha detto che lui non stava studiando nel monastero, era un pochettino come top, un po' ai tempi precedenti, ai tempi passati, era come un guardiano, un poliziotto, e non studiava, serviva il tè, serviva il cibo nel monastero e durante la puja e così via. E anche se però lui aveva trovato un bastone e ha cominciato a picchiare questo monaco nelle ginocchia, l'ha picchiato diverse volte, e quindi questa era la ragione che sentiva nel passato. Delle volte ci sono dei danni durante questi 2 o 3 mesi, aveva tantissimo dolore alle ginocchia, e l'unica cosa che lui si poteva ricordare è soltanto questo, che aveva danneggiato, che aveva picchiato il monaco con il bastone. Questo si ricordava, e gli è venuto questo pensiero, e quindi questo è per ricordarci anche. Questo per ricordarci che anche i dolori, le cose che noi sperimentiamo, sono il risultato di aver danneggiato gli altri, nel passato, questa vita o le altre vite passate, e sono insegnamenti per me,
nel passato. Normalmente le persone normalmente non pensano a questo, il risultato del danneggiare che noi facciamo agli altri. Non pensiamo a questo assolutamente. Stiamo pensando, c'è qualcosa, non dovrebbe mai succedere questo dolore, non dovrei avere questo dolore, mai successo. Oh, una grandissima sorpresa. Noi veramente non ci meritiamo di avere questo dolore. Non ce lo meritiamo, non dovrebbe succedere, e invece succede. È una grande sorpresa, è come uno shock. Questo dolore, voi siete completamente puri, e quindi questo che si sta succedendo non ce lo meritiamo per niente. Ecco così, capite? È qualcosa che noi non ci meritiamo per niente, Siccome voi avete danneggiato gli altri nelle vite passate, anche in questa vita, ecco perché rispettate il risultato di avere delle malattie. E in questo modo vi sentite un po' meglio, altrimenti è come qualcosa di inaspettato. Voi non vi meritate questo dolore, questa malattia, questo è qualcosa che vi sta succedendo. È così, voi pensate in questo modo qua. E quindi c'è tantissima emotività, sorgono un sacco di emozioni negative, angoscia e così via. Quindi se voi avete bodhicitta, avete una motivazione, anche la motivazione di bodhicitta senza sforzo, allora diventa veramente la preparazione per le realizzazioni. E comunque la bodhicitta senza sforzo, prima ci vuole la bodhicitta con lo sforzo, prima che diventi senza sforzo. Questa è l'evoluzione. E comunque voi non avete mai avuto, e quindi avete causato a molti esseri senzienti di liberare completamente dall'oceano di sofferenze e di ottenere tutte quante le felicità fino all'illuminazione. È nelle vostre mani, oltre a voi stessi, per ottenere la vostra illuminazione. A causa di questo, e quindi noi siamo molto fortunati, incredibilmente fortunati. Dovete capire questo, dovete realizzare questo, realizzare questo. Dovete riconoscere questo. Quanto incredibilmente fortunati siete. Ora potete vedere, se non praticate bodhicitta, è una totale perdita di tempo. Anche non soltanto un giorno, ma anche un'ora che non si pratica bodhicitta è come è la cosa peggiore di perdere cieli vasti di gioielli che esaudiscono i desideri. Capite? I gioielli che esaudiscono i desideri. Ecco, se leggete il libro tibetano della medicina, cioè le reliquie di Buddha vanno nell'oceano
e dopo diventano gioielli che soddisfano i desideri. I re universali e i bodhisattva possono trovarle. Bisogna incredibili, incredibili meriti per trovarle, e trovano in fondo all'oceano. E quindi vedete, voi così, se, quindi le pulite in tre modi, dal fango e poi l'ultimo dall'odore, e poi dopo si mettono sopra, poi sul, lo mettete sullo stendardo il 15° giorno, non in occidente, e pensate a qualsiasi cosa voi avete, abbiate bisogno, pensate a qualsiasi cosa voi abbiate bisogno, pensate a quello, e quindi questo, qualsiasi cosa voi desiderate viene realizzata, qualsiasi cosa materiale voi desiderate. E per esempio c'è l'esempio di Sai Baba, per esempio, che c'era, lui faceva così e materializzava, la maggior parte delle volte dava questa polvere, no? Alcune persone hanno avuto delle catene dorate, hanno avuto, Mimeo, Singapore, Malesia, lei e la sua famiglia avevano una connessione speciale con Sai Baba. Lei celebra il compleanno di Sai Baba e così via, e invita i monaci da sera, con l'aggiunta di inferiore, e da Zawa Khamsa e così via, diversi monaci, e c'era un monaco, fanno puja, fanno pujatara, fanno delle puja davanti a Sai Baba, fanno delle brevi puja davanti all'immagine di Sai Baba. E c'era un monaco anziano, non mi ricordo più come si chiama. Sai Baba ha detto che gli aveva regalato una catena d'oro, e delle volte appunto faceva queste cose. E stavo usando questo esempio perché lui aveva i meriti, il karma di fare questo. Questo modo, la persona che naturalmente ha il karma e i meriti incredibili, incredibili per trovare dei gioielli, gioielli che esaudiscono i desideri. E questa è la principale. Poi il gioiello che esaudisce i desideri, qualsiasi cosa uno pregava per ottenere a livello materiale per questa vita, riusciva, dopo semplicemente succedeva, veniva materializzato così, lo otteneva. E quindi così, non soltanto una volta, ma basti meriti di gioielli che esaudiscono i desideri, vengono completamente persi, ecco. Anche se voi lo perdete uno, avete una, pensate, se voi aveste uno e lo perdeste, sareste molto preoccupati, diventereste veramente, impazzireste dal dolore di aver perso questa cosa così preziosa. E persone che fanno, sono negli affari, una persona, dei cinesi che vivono a Malesia hanno perso milioni di dollari negli affari, hanno perso il loro affare, e pensavano addirittura di, non potevano sopportare questa idea, quindi pensavano che la cosa migliore era quella di suicidarsi e buttarsi giù dal tetto, di buttarsi dal tetto e uccidersi. Pensavano questo, non l'hanno fatto, però pensavano di farlo. Quindi quando uno perde i soldi fa queste cose qua, no? Quindi qua, quando voi perdete un gioiello che esaudisce i desideri, diventeremmo completamente pazzi, impazzireste. E qui, adesso, qui sto parlando di cieli pieni di gioielli che esaudiscono i desideri.
se voi se li perdete, è come perdere i cieli pieni di gioielli che esaudiscono i desideri. Potete immaginarlo anche soltanto un'ora, se un'ora che non si pratica, non vivete la vita qui con Bodhicitta, è ancora è peggio che perdere un cielo pieno di gioielli che soddisfano i desideri. Quindi la motivazione, quindi lo sforzo, cercate di avere una Bodhicitta dedica, di offrire appunto questa, lo perdete questa occasione, è un'incredibile perdita, una perdita incredibile. Un'incredibile perdita. Potete immaginate questa cosa qua, incredibile perdita, una perdita incredibile così. Quindi per aiutare a liberare gli innumerevoli esseri senzienti, da liberarli dall'oceano di sofferenza e samsara e condurli completamente allo stato di Buddha da solo, anche se ci sono innumerevoli Buddha e Bodhisattva, però questa è la mia responsabilità per quegli esseri senzienti che hanno particolarmente una connessione con me e che stanno soffrendo da tempo senza inizio fino ad ora, tutte le felicità fino ad ora e anche nel futuro, compresa l'illuminazione, tutte le felicità le ricevo dalla gentilezza degli esseri senzienti, dalla gentilezza di ogni essere senziente. E quindi mi sento responsabile, ho responsabilità, e quindi devo assolutamente ottenere lo stato dell'onniscienza, e quindi che è estremamente importante, e quindi ascolto gli insegnamenti e cercare di avere chiara la motivazione dell'ascolto degli insegnamenti, chiarire bene la motivazione dell'ascolto degli insegnamenti. Quindi
quello che hai detto qua, tutti quanti Buddha, il loro ottenimento di tutti quanti il santo corpo di Buddha, parola e mente, i santi corpo, santo parola, santo mente, come possiamo ricevere nel continuo mentale degli esseri senzienti che sono oggetti da domare, la radice di questo, di tutto questo, tutti gli ottenimenti di tutti quanti i Buddha, di tutto il santo corpo, santa parola, santa mente, ecco, che entrano nel continuo degli esseri senzienti che sono gli oggetti che devono essere domati, la radice di questo. Questo dipende dal meditare, dal voi meditate sul santo corpo del guru, santo corpo parola mente del guru, e quindi è spiegato nel Guhya Samaja, nel settimo capitolo, nel diciassettesimo capitolo di Guhya Samaja, nel diciassettesimo capitolo di Guhya Samaja gli dice: il modo di dimorare di tutti i Tathagati vuol dire il santo corpo di tutti quanti Buddha, il santo corpo, santa parola, santa mente di tutti quanti Buddha, il santo corpo di parole e mente di tutti quanti Buddha, l'ottenimento di tutti i Tathagata del loro santo corpo, parole e mente, il modo di dimorare è spiegato. Mi sono dimenticata in inglese questa parola, cazzelpa, ho dimenticato. C'è una parola in inglese che non me la ricordo adesso. Comunque tutti quanti Buddha, tutti Tathagata hanno spiegato, sono stati estremamente, hanno esclamato. Tutti i Tathagata hanno detto, hanno proclamato forse, tutti i Buddha hanno detto, il santo corpo, santa parola e la santa mente e il Vajra, sono il maestro Vajra. Il santo corpo, parole e menti di tutti quanti Buddha dimorano nel santo corpo, santo parole, santa mente del maestro Vajra, dimorano nel santo corpo, parole e mente del maestro Vajra. Non riesco a leggere i miei appunti. Dovete aiutarmi a leggere i miei appunti. Non riesco a ricordarmi, ho dimenticato alcune parole. Quindi... Thank you.
Vedete? Ci sono le quattro classi del Tantra, ci sono le quattro classi del Tantra, e quindi quando voi meditate sulla divinità, quando voi meditate sulla divinità, voi, ci sono le quattro classi del Tantra, di Kriya Tantra, Charya Tantra, Anuttara Tantra e Manuttara Yoga Tantra, delle divinità di queste quattro classi del Tantra. Quando meditate sullo yoga della divinità, delle quattro classi del Tantra, allora voi, il loro corpo, parola e mente, è il vostro guru, non il guru nel mondo, il vostro guru, la natura del vostro guru, è la natura del vostro guru, è la natura del vostro corpo, parola, del corpo, parola e mente, del vostro guru. Naturalmente, come ho già menzionato prima, mamma mia, non c'è Buddha senza il guru. E questo vuol dire che tutti quanti Buddha vengono, tutti Buddha vengono dal Guru. E questo vuol dire che il Dharma viene dal Guru, tutto il sangue viene dal Guru e così via. Lama Sangha, Lama Cha, è la stessa cosa, quello che noi spreghiamo sempre, facciamo sempre queste preghiere. E quindi dovete guardare la natura del Guru, del Santo Corpo, Santa Parola, Santa Mente, del Guru. Tutte queste divinità, cosa sono? Sono il vostro guru. Quindi, quella divinità che è il vostro guru, il Santo Corpo, Santa Parola, Santa Mente, e poi il vostro corpo, parola e mente, inseparabili. Sono completamente inseparabili, un tutt'uno, senza separazione. E fate questa meditazione. Fare questa meditazione pura, totalmente pura, completamente pura. Meditazione completamente pura, un tutt'uno con il vostro corpo. Potete fare questo. E quindi questo vittorioso Dorje Chan, vuol dire Buddha. Buddha Dorje Chan in India, in Tibet, che ha il bhajan nella mano, gli identibat, gli eruditi illuminati, tutti questi esseri santi. La meditazione è questi esseri santi. Si sta parlando qua delle quattro classi del Tantra, degli item delle quattro classi del Tantra. Il fondamento principale, la principale. Principale fondamento, la visione di Dorje Chan in India e in Tibet, degli istruiti e degli esseri eruditi e degli esseri illuminati.
il nome del testo tantrico. Questo testo tantrico dice: il maestro Vajra, il vostro maestro Vajra è nella natura di tutti quanti Buddha, è nella natura di tutti quanti Buddha. Nell'aspetto, nella natura di del santo corpo della divinità, che è l'eroe che mantiene, che tiene in mano il doge, la campana, Dojichan, eroe, l'eroe che tiene il doge, la campana, circondato dalle dachini, faccio richiesta a lui. Questa è la meditazione, questa è la consapevolezza che noi dobbiamo cercare di, che dobbiamo praticare, avere la consapevolezza di questo. E quindi mi fermo qua, grazie. Dita da doa con la gambe da ghi par ge solo sa trappa i tempegni por indu sa ge giù. Roge me to la
sodo je gondo shate sho. A causa di quanti meriti, come la sette merita di innumerati, la mente gli innumerevoli esseri senti, cosa può decidere essere donata nel cuore di tutti quanti gli esseri senzienti. Particolarmente gli esseri senzienti in questo mondo, particolarmente nel mondo, gli esseri senzienti in Australia. Nel cuore di tutti quanti gli studenti, coloro che si affidano a me, quelli che sono affidati a me, a tutti quanti, nel tutto il nostro cuore. E il nostro cuore è compreso i nostri membri della famiglia che sono morti, i nostri membri della famiglia che sono morti, che sono ricostruiti, che sono ancora vivi. E nel cuore di coloro che hanno realizzato Bodhicitta possa aumentare sempre di più. Buonasera.